Per Cuore Giallo Blu, Torino vince e prende la vetta della classifica insieme a Trento contro Imola 91-73. Lorenzo Baldasso con noi. Sì, ho giocato. Oggi ho avuto la possibilità di giocare un po' di minuti, di provare a dare una mano alla squadra in questo momento in cui comunque stiamo raccogliendo risultati, però causa alcuni infortuni siamo un po' in difficoltà e ho cercato di dare la mia mano alla squadra. Ecco, siamo riusciti a vincere una partita che non, teoricamente non doveva essere così difficile, però non era scontata. Ecco. Allora, Lorenzo, 95, nazionale. Quest'anno è partito col piede giusto, perché a Napoli l'abbiamo visto giocare dei minuti molto veri, è famoso nel web la famosa finta su Birkic. A Forlì giovedì, pochi giorni fa, gioca minuti veri entrando nel primo quarto, oggi esagera. Poi ti chiederò anche una cosa su oggi: 9 punti, 3 su 6 da 3 punti, specialista? Sì, è la cosa che so fare meglio, ecco. Diciamo che sì, mi affido molto al mio tiro e... Beh, direi che è andata bene, no? È andata bene, sai benissimo che qui la gente ti vuole bene, sei l'ultimo a uscire dopo Mancinelli, per gli autografi questo è un segno. Però proprio di Mancinelli vorremmo parlare, perché oggi hai fatto 9 punti, non sono bastati, vero? Poi ti spiegheremo perché. Non sono bastati, ne serviva ancora uno. Ne serviva uno, però non si può dire adesso davanti alle telecamere perché... Guarda, io dico solo che Mancinelli ha fatto parecchi assist oggi, quanti te ne ha fatti a te? Ah, 2 o 3 secondo me ne ha fatti. Però più che altro è che c'era una ricompensa al decimo punto. Quindi apprezziamo la sportività di Mancio, che nonostante tutto la posta in palio importante, avevano scommesso chi facesse la doppia cifra oggi, se non erro. Adesso si scherza ovviamente, ci ha provato a fartela fare, ma tu sto 3 su 6, fai 6 su 6, no? Infatti gli chiederò scusa. La prossima partita a Capodorlano, Lol, una partita di vera, oggi è stata una partita vera. Per tutto il primo tempo, sì. dopo è andato bene, possiamo dire che Lorenzo entra, fa 6 punti di fila, da meno 1 a più 5, quindi non sono punti garbage, no? Come si dice, sono punti molto veri, e a questo punto ci aspettiamo da Lorenzo un bel pronostico e le sue impressioni al punto di vista mentale. E chi toglieresti da Capodorlando? 3 domande al prezzo di una, vai. Toglierei da Capodorlando in che senso? Potendoci giocare la prossima volta, il giocatore che più, diciamo, ti spaventa da giocarci con, tra i numerosi, Nice, Vic Mais, Basile. Capodorlando è una squadra con un'esperienza e un talento che veramente forse nessuno in Lega 2 ha. Togliere un giocatore comunque non cambierebbe molto le cose, perché comunque anche gli altri sono forti, da Basile, Soragna, Portannese, Marco, Nicevic, cioè non, un giocatore è troppo poco, un pronostico non me lo sento di darmelo, perché comunque appunto loro sono molto talentuosi, come là non è un campo facile. Sicuramente andremo là per giocare al meglio, ecco, sicuramente. Noi l'abbiamo sempre detto che Lorenzo è bravo, fuori dal campo e in campo è già tagliato per fare il professionista. Grazie Lorenzo. Grazie a voi.